Oggi celebriamo Venerdì Santo, la giornata anticamente molto vissuta, carica di vari appuntamenti, anzi, come raccontano le testimonianze più antiche, questa giornata non aveva un inizio vero e proprio, ma anzi era una continuazione della giornata di ieri. Infatti ieri sera, dopo la celebrazione eucaristica, il popolo rimaneva in preghiera, e anzi questa preghiera era anche articolata da vari spostamenti, vari luoghi, specialmente l'orto del Getsemani, e dunque tutta la notte le persone camminavano, meditavano, e proprio lì a Gerusalemme leggevano i racconti della passione nei luoghi esatti dove erano avvenuti. E allora si arrivava proprio alla mattina del giorno di oggi, e così, dopo aver entrato già dopo l'aurora nella città, accompagnando con orazione e benedizione del Vescovo, il popolo momentaneamente ritornava nelle proprie case per risistemarci un po' e poi tornare di nuovo alla preghiera comunitaria ufficiale della Chiesa presieduta dal Vescovo. E così, nelle ore stabilite, la mattina all'ora nona, a mezzogiorno, alle ore tre del pomeriggio, di nuovo nei vari luoghi si incontrava la Chiesa, sia per venerare la preziosissima reliquia della Santa Croce, sia per leggere questi racconti della morte del Signore. E verso le ore tre del pomeriggio si accompagnava con la preghiera la processione verso il sepolcro. Il sepolcro che ancora oggi per noi rimane la testimonianza più preziosa della risurrezione di Cristo, il sepolcro vuoto. Anzi, se vogliamo proprio esaminare questo sepolcro cosa sia, oggi dovremmo dire è un insieme dell'aria, perché come tale, come grotta, non esiste più, è stato ricavato, e allora quello che è rimasto del sepolcro è solo la forma vuota, dunque la testimonianza più grande della risurrezione di Cristo, per dire che non è qui, non è stato mangiato dalla morte, non è stato inghiottito dagli inferi. E dunque, perciò, in varie tradizioni, specialmente la sera, i vespri di questa giornata, era sempre, sempre accompagnato da questa venerazione, da questa ricostruzione del sepolcro. E questo sepolcro, che veniva fatto in varie chiese, era addobbato in modo sproporzionato di fiori, di profumi, di luci, e dunque tutto quello che in realtà richiama un giardino, una vita zampilante, non un deserto, non la morte. E dunque proprio quei sepolcri richiamavano la vita, per dire anche quel luogo della deposizione dei defunti in realtà si raffigura come il luogo della rinascita, come il luogo di una vita nuova. Infatti, specialmente per la tradizione giovannea, la morte di Gesù corrispondeva allo sgozzamento degli agnelli della cena pasquale ebraica. E questo dimostra che il giorno della sua morte dovrebbe corrispondere alla data di 14 di Nisan. E per i primi cristiani, questo giorno di 14 di Nisan, oltre a essere il giorno di Venerdì Santo, era anche il giorno dell'annunciazione dell'angelo a Maria. Pertanto, infatti, il giorno dell'incarnazione. Ma nella tradizione ebraica liturgica,
Il 14 di Nissan cosa è? Sappiamo che è la Pasqua ebraica, però gli ebrei cosa festeggiano in questo giorno? Commemorano prima di tutto l'uscita degli ebrei dall'Egitto per mano di Mosè. Però oltre a ricordare l'uscita di Mosè con il popolo eletto dall'Egitto, celebrano anche il ricordo dell'uscita di Noè dall'arca. E infatti è lo stesso giorno, giorno della rinascita, il primo giorno nel quale Noè abbandona l'arca e mette il piede sulla terra. Anzi, proprio secondo la tradizione ebraica, ma anche di tutti coloro che si servono del calendario lunare, questo è il primo giorno della primavera. E dunque è il primo giorno della rinascita e anche il primo giorno della creazione. Infatti per la Chiesa siriaca è lo stesso giorno nel quale Dio Padre va per il giardino del paradiso cercando Adamo, chiamandolo: Adamo, dove sei? E dicono i siriaci che è lo stesso giorno nel quale quell'Adamo appeso alla croce, all'albero della vita, gli risponde: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dunque in questo si incontrano insieme, come vediamo, tanti racconti, tanti messaggi sulla vita, vita nuova, o meglio, la creazione nuova. E questo fa capire che la creazione continua, non era un semplice Dio che ci ha fatti e ci ha lasciati, ma anzi, anche la nostra vita, anche la nostra nascita e la nostra rinascita nel battesimo fanno parte di una creazione continua. Non per questo la liturgia abbonda di vari segni, e infatti uno dei protagonisti della celebrazione odierna, oltre a Gesù, oltre a questo nuovo Adamo che riprende la vita che aveva perso, è il creato, quel amico che da sempre lo accompagna, quel fratello maggiore che è stato fatto per essere una bellissima cornice, il suo mondo, il mondo della vita. Non per caso proprio la celebrazione odierna dell'azione liturgica di pomeriggio, o cosiddetta la messa dei presantificati, comincia dalla prostrazione. E anticamente la prostrazione avveniva nella forma di croce, poi per i motivi di spazio, avendo molti ministri, si è ridotto a una semplice posizione orizzontale. Ma in realtà coloro che si prostravano per terra sempre prendevano la forma della croce con le mani stese. Però al di là del significato religioso, mettersi con le mani stese per terra richiama un'immagine primordiale dell'abbraccio, l'uomo che è finalmente capace di abbracciare il creato, di abbracciare quella terra dalla quale è tratto. E dunque, di nuovo rintrodurre il messaggio del sepolcro in realtà richiama una cavità nella terra, o come chiamavano gli antichi cristiani l'immagine della madre terra con il suo grembo. E dunque misticamente a quella domanda che pone il Nicodemo a Gesù: può un uomo rientrare di nuovo nel grembo della propria madre? Allora con Gesù si può rispondere: se il chicco di grano non cade in terra, non porta frutto. E questo di nuovo ci riporta su questo tragitto di una rinascita, di una
vita che continua, che anzi proprio quella caduta nella terra e la sua rinascita è iscritta nella storia della vita. La vita è configurata in questo modo. E voler sfuggire a qualsiasi delle tappe di questa vita, questo è quel peccato grande, quello è quel rinnegare la vita. E infatti proprio la liturgia di Venerdì Santo è composta anche delle figure che rifiutano la vita. Sono le figure didattiche, figure che servono di aiuto per fare il miglior discernimento. In primo luogo è il discepolo traditore, Giuda. Però sappiamo che Giuda di per sé è anche il nome di intera stirpe del popolo eletto, tribù di Giuda. Sappiamo che Giuda è anche il datore del nome alla Terra Santa, Giudea, che prende il nome proprio da lui. Anzi, sappiamo che addirittura all'interno dei discepoli di Gesù ci sono più apostoli che hanno questo nome. E dunque in realtà Giuda è quel prototipo dell'uomo che ha paura della vita, l'uomo che sfugge, che rinnega la vita, rinnega perché non l'ha capita, rinnega perché aveva preso per la vita altre cose. Nell'immagine di Giuda abbiamo questa sete, questa brama di soldi oppure di potere, oppure di un amore non ricambiato. L'altra immagine è la stessa Gerusalemme, città santa, la città più bella, l'immagine della Gerusalemme celeste, eppure è la stessa città che oggi è tribolata e triste, e anzi che sarà completamente distrutta dai romani proprio perché non ha riconosciuto il momento della propria visita, della propria visitazione, il momento quando vita venne a prendere posto all'interno delle sue mura. Quella città era distratta, distratta dai pensieri politici, distratta dal potere religioso. E l'altra immagine ancora più complessa e grande è l'intero popolo, gli ebrei. E infatti quei testi, tante volte descritti come testi antisemiti, in realtà non riguardano la nazione intesa come intendiamo oggi, un qualcosa di DNA o di sangue, se no dovremmo dichiarare uno dei più grandi antisemiti il profeta Geremia, colui che in modo spietato parla contro gli ebrei, ma intesi come il popolo eletto che rifiuta Dio. E dunque cosa di più grave possa essere in qualcuno se non il rifiuto, specialmente se noi siamo stati creati per la relazione, in relazione e come la relazione. Perciò queste figure, Giuda, Gerusalemme, i giudei o gli ebrei, servono a riflettere meglio su questa nuova vita, su questa rinascita che avviene da una tomba, dove anche la tomba non è un inizio ma è una continuazione. Il grembo della madre, il grembo della terra, anzi il grembo che poi ci prepara per una vita che non avrà fine. E dunque proprio nella giornata di oggi cerchiamo di meditare proprio su questi aspetti, aiutati dai segni che ci accompagnano. Tra l'altro, vedete, sull'altare sono deposte molte reliquie, che poi per i cristiani sono le reliquie e le testimonianze più preziose,
come il legno della croce, la sacra spina, le pietre del Santo Sepolcro. Tutto questo ci fa capire che il discorso che appena abbiamo fatto non è frutto di una fantasia, non è semplicemente una convinzione, ma è un qualcosa che realmente è accaduto, che anzi è un altro modo di vedere la vita che viviamo, vita vera. E dunque proprio questi segni, oggetti che in se stessi non hanno grande valore, però sono le testimonianze più preziose della nostra nascita, della nostra rinascita, della nostra conversione. E dunque prendiamo l'esempio proprio da questi oggetti, da questo mondo, da questo creato. La grotta c'è, il sepolcro c'è. E dunque tutti questi oggetti solamente spingono ciascuno di noi ad accettare questa visione o questa narrazione perché è più autentica e più vera in quanto descrive la vera e la complessa natura dell'uomo. Tra l'altro pensiamo proprio ai segni che accompagnano la passione di Cristo. Mentre Egli muore sulla croce, spira, ci sono dei terremoti, il sole che si offusca, il velo del Tempio che si squarcia. E allora dice Sant'Andrea Velino: considera, o peccatore, che tutte le creature mostrano segno di dolore per la morte del Salvatore. Il sole si oscura, la terra si muove, le pietre si spezzano, il velo del Tempio per tutto si squarcia, le sepolture si aprono, solamente il cuor tuo sta duro. E dunque, ecco, la natura, quella che per la natura è alogoi e senza ragione, comunque intuisce e capisce. Allora come mai un essere che è dotato di logos, e specialmente questo logos che per noi è il verbo di Dio, la parola di Dio, non riesce a capire che succede qualcosa di molto importante? E infatti, se applichiamo questa immagine alla vita nostra, come spiega Sant'Andrea, forse il momento della mia visita, quando io sono cercato da Dio, sono questi segni che accompagnano la presenza di Dio nella mia vita. Quando avverto che quella mia terra stabile comincia a vacillare, quando quei luminari che mi davano luce sul mio cammino si sono offuscati, quando si squarciano i veli che coprivano molte cose della mia vita, vuol dire che Dio è presente, Dio mi sta cercando. Perciò ecco, lasciamoci trovare da questo Dio e lasciamoci plasmare ancora dalla sua grazia per vivere questa vita che oggi celebriamo in stragrande abbondanza non abbia mai fine. E così sia.